Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Una domanda, probabilmente la domanda più complicata, o forse la più semplice, bisogna vedere come la interpreti. Ormai è forse un cliché per noi. Quindi, chi è Andrea 10? Andrea 10 è un artista che non si definisce musicista. È anche possiamo una persona semplicissima dove riesce ad esprimersi meglio in questa società, con i suoi concetti tramite il messaggio musicale, ma anche quello letterario, anche sotto forma di poesia. Cioè, io sono riuscito a farmi conoscere meglio, più su a far leggere le mie cose tanto meglio dare un messaggio di quello che penso io, dei miei concetti, perché sai, sono un po', non si dice sofisticato, sono una persona che vive la vita con dei valori, forse non dico tanto diversi rispetto agli altri, però con qualcosina in più. Mi faccio tantissime domande che magari non sono nel fabbisogno generale di tantissime altre persone. E quando nasce l'idea di fare musica? Entrare nel mondo della musica? Allora, nel mondo della musica 20 anni fa, ero una persona adolescente. E prima io sono nato con le canzoni di Antonello Venditti, di Alberto Camerini, di Luca Carboni. Insomma, con la musica italiana, qualcosa forse di estero, tipo di Wham, perché a casa mia c'è i Beatles o i Rolling Stone, però ero molto più affascinato dal cantautorato italiano. Poi per puro caso, parlando con un amico, avendo una mezza discussione, lui dal balcone mi ha lanciato una cassetta, una musicassetta, proprio così a sfregio, e io ho raccolto questa musicassetta e c'era scritto sopra Dire Straits. E da lì ho detto, perché non ho ascoltato queste cose qui, da lì poi ho cominciato ad ascoltare la musica americana e poi di altro continente, e ho deciso di formare una band, che all'inizio poi si era spostata anche su musica rap, perché all'epoca andava la musica rap. E poi invece mi sono accorto che quel genere di musica, che era molto più semplice, non mi piaceva e volevo imparare a suonare uno strumento. E ho cominciato a fare la musica. Da lì mi sono avvicinato alla musica, sono rimasto affascinato. Poi, andando alle scuole superiori, ho cominciato a interagire con altre persone. Era il momento di Nirvana, il momento che usciva il grunge. Sai, crescendo poi mi sono appassionato sempre di più e ho deciso, è una cosa che ti viene spontanea. La musica, non riesco a stare senza musica, non posso stare senza musica. Parlando dell'ultimo brano, oggi è domenica, un brano molto rock classico, possiamo dirlo in fondo, ma molto incitante. Come nasce questo brano, da cosa trae ispirazione? Allora, oggi domenica in realtà non era così rockeggiata. Oggi domenica nasce da una canzone che si chiamava La Notte. Poi, rimettendola, le canzoni non sono mai finite, le vai sempre a riarrangiare, le vai sempre a ritoccare, fino a quando poi non c'è quella definitiva. Oggi domenica nasce come, cioè, il messaggio che vuole dire che alla fine siamo tutti quanti innamorati della vita e abbiamo i nostri sogni nel cassetto per scappare da tutti gli stress, o anche adesso cita anche c'è anche un messaggio
d'amore dentro quella canzone, però è come se fosse una sorta di ribellione. Oggi domenica io vado con gli amici al bar, vado a bere con gli amici al bar, perché alla fine tutti quanti si rifugiano in un bar, quando non vogliono pensare più a niente, secondo me, ma non perché si devono alcolizzarsi o che cosa, però il bar è come se si fosse, come se, ecco, il barista è come se fosse lo psicologo della, un po' di tutti, secondo me, anzi, secondo me è così, perché a me è capitato di stare in un bar e parlare col barista e che ti asseconda di tutte le cose che tu, cioè ti fa stare bene. E per questo la copertina di questo brano nasce con questo bicchiere, con questi piedi un po' particolari. Sì, sì, sì. Noi rimaniamo per terra, con i piedi per terra, però possiamo divertirci con gli amici al bar, rimanere con i piedi per terra e sorseggiando un drink. Per poter, non dico affogare i nostri pensieri, però per vivere la vita, cioè rilassarsi, cioè spensere una roba spensierata, non pensare più a niente. Quindi possiamo dire che in realtà tu non sei, cioè ognuno veramente si rappresenta un cantante in un cliché rock, melodico, pop, trap. Sì. In realtà tu sei un po' tutti insieme. A seconda del momento riesce a generare qualcosa che può dare emozioni. Ecco, sì, quella è una cosa che mi piace fare, nel senso che non voglio essere etichettato proprio come un rockettaro. Potrei fare anche del blues, potrei fare del country, potrei fare della musica leggera, melodica, potrei cantare, fare una canzone anche senza strumenti, solo con la voce. Un po' come nascono le melodie. Mi sveglio la mattina, nasce una melodia e poi la metto sotto forma di musica. E invece l'emozione che si prova salendo sul palco, avendo la quarta platea che si apre, che inizialmente forse sta in silenzio, ma poi si emoziona, canta, salta e ti, con le tue canzoni, che sensazione provi vedendoti davanti queste persone? Sinceramente, mi ricordo che all'inizio avevo un po' paura di salire sul palco. Le prime volte, poi dopo un po' ti senti un po' a tuo agio, perché alla fine diventa una cosa normalissima. E l'emozione non è più tanto quando sei sul palco, ma è quando scendi dal palco, perché sono le persone che ti vengono incontro e ti vengono a fare le domande e poi ti fanno i complimenti anche da lontano. Magari c'è qualcuno che ti fissa e ti dice: grande, bravo. Non è successo anche quello, anche perché io, oltre a fare il cantante della solista, ho uno degli amici con cui faccio il blues, sono nei locali di Milano, cioè prima del Covid suonavo in giro, mi divertivo tantissimo anche alle feste da birra, cioè quelle cose che ti fanno, perché la musica è stare insieme. Poi normale, più avanti vado, più voglio fare i miei progetti anche personali, perché sai, cinque teste sono troppe a differenza di una. Io posso decidere da solo, magari con il mio arrangiatore, con il mio produttore, con il mio manager. Ma quando ci sono cinque persone, tenere tutti quanti a bada è un po' un casotto. Nascono Comunque è prima bellissimo. le parole, nasce prima la musica oppure nascono insieme? Guarda, sinceramente non te lo so dire questo, perché non mi ricordo mai quando nasce una canzone. Ti esce l'idea, me la metti giù in chiave con una chitarrina classica, o acustica, quello che hai sotto mano, oppure molte volte la registri col telefonino. Io prima, quando non si poteva registrare col telefonino, la mettevo giù come lo si poteva, con qualche accordo. Anzi, molte volte le canzoni si perdono, perché molte melodie, quando se non hai la possibilità di registrarle immediatamente, svaniscono. Ma tempo 5 minuti, eh? Non ti ricordi più niente, perché poi alla fine non è tanto la melodia della canzone, è anche il concetto e quella parola che attrae la canzone. Tutto sta anche come iniziare la canzone. Ma ti è capitato di suonare un brano che poi è il tuo brano che stai suonando sul palco, ma anche in relazione con quelle persone che stanno avanti, in realtà poi quel brano tende un pochino a modificarsi, a cambiare, perché effettivamente c'è una sensazione diversa e quel brano
prende leggermente vita rispetto a quello che è uno standard, cioè quello del disco suonato. Beh sì, modificare la canzone è capitato tantissime volte. Più però su... non è che capita spesso, magari su alcune canzoni un po' più... Questo tipo di scelta lo si può fare con le melodie blues o sai, con il rock è un po' difficile cambiare. Ma tu dici cambiare il modo di atteggiamento di interpretare la canzone o cambiare sì. Proprio la parola? No, cambiare l'atteggiamento di interpretazione, cioè c'è un pezzo di assolo da diverso o c'hai l'allunghi, continuo a corci, cioè quella... Guarda, questo qua non c'è mai, forse lo fanno più i musicisti che ti accompagnano, perché io di per sé non suono uno strumento, preferisco salire sul palco senza suonare uno strumento. E un artista che ti ha dato quelle sensazioni in più, che ti ha fatto anche crescere musicalmente, che poi ti porti perché hai comunque tenuto nei ricordi, nei pensieri, che ti fa crescere ancora. C'è? Allora, sembrando una parodia, vabbè, io sono molto attaccato a Fabrizio De André, mi piace molto Zucco Fornaciari, e poi uno dei più grandi personaggi che possa attirare nel panorama musicale italiano è lo stesso Grignani, che secondo me è una persona che ha tanto da dire ed è anche un bravo arrangiatore, compositore e tanto di cappello. Però mi piace anche molto Zucchero Fornaciari. Collaborazioni ne hai fatte? Guarda, attualmente ho fatto alcune collaborazioni con delle persone che fanno musica trap, rap. Ho provato a mischiare questo tipo di musica, la musica che faccio io, anche per piacere di stare insieme con loro. E poi collaborazioni con tanti altri ragazzi di strada che magari si prestano a suonare gli strumenti per arrangiare qualche mia canzone, quello sì. Faccio più collaborazioni con persone che suonano in mezzo alla strada che con persone già affermate nel mondo dello spettacolo. Perché ci sono talenti nascosti anche sul marciapiede del Duomo, per dire, a Milano o sotto la metropolitana. Alla fine sono stati meno fortunati oppure non hanno perseverato. Ma in una canzone è più facile togliere le parole o inserirle le parole? In una canzone è più facile togliere le parole e togliere l'arrangiamento per far sì che tutto suoni e funzioni meglio. Perché più si tira via e più la canzone è bella. Perché alla fine una canzone deve suonare anche sulla spiaggia con una chitarra sul divano. Secondo me la canzone di per sé nasce un po' alla Lucio Battisti, ecco, tornando anche al discorso di prima, anche che ti parla del Fabrizio De André, cioè con la chitarra in mano l'emozione deve arrivare anche senza tutti i suoni che vanno a fare da guarnizione, diciamo. Detto che crei le canzoni bene o male con la chitarra, come molti Io artisti sì, usano. io la creo con la chitarrina acustica o classica, oppure faccio una melodia con la voce, e sì, da lì nasce tutto. Oppure con un groove di batteria con qualche programma e poi gli accordi vengono dopo. Ma se col groove di batteria che posso fare anche con le mani, la melodia della canzone c'è, ma si può cantare anche in un bar senza nessun strumento. E qui torniamo, vado con gli amici al bar. E poi i cori dello stadio. Lo stadio non è che hanno gli strumenti. Cantano con due tamburi e viene fuori. Un po' come i tribù indiani. Gli indiani non hanno strumenti. Adesso poi sentiamo tutte le sinfonie indiane con i flauti o tutto quello che c'è. Però all'inizio si legava con una corda le ossa di animali, se brutto, è anche brutto da dire, e con quei suoni si facevano i canti e i balli della tribù. E Musica è lavori. una cosa che viene da tantissimo, cioè da tribù, indiani, la danza dello sciamano.
i cori, cioè gli indiani quando cantavano tipo ognuno faceva il suo, da lì nasce la musica. E poi dai neri, perché i neri quando erano nei campi di cotone cantavano senza strumenti, mentre raccoglievano il cotone facevano il blues d'America, e tutto da lì nasce. Perché una canzone blues la si può cantare anche soltanto con la voce, la sofferenza. E a questo punto il progetti lavori successivi a questo brano che ti porterà a fare un LP ci sono già? Sì, ho nel cassetto tantissime altre canzoni che sono andato a finalizzare col tempo, che hanno di cui hanno determinate melodie, perché io poi cambio a seconda della canzone, cioè non rimango standard ai suoni, mi piace cambiare. Posso dire che magari la prossima canzone sarà diversa da oggi domenica, avrà il timbro di voce sarà sempre quello, il messaggio sarà magari diverso, ma possono cambiare anche i suoni, posso far uscire un singolo anche soltanto con la voce e i tamburi. Alla fine la canzone è anche quella. Non rimango, non mi piace sperimentare, perché sono arrivato a un certo punto del mio percorso artistico che mi piace, mi deve piacere a me stesso. Se sbaglio, sbaglio io. Non voglio che sbagliano le persone che stanno intorno a me. Cioè, non voglio che le persone facciano un prodotto che sia certo di poter ottenere qualcosa di positivo. La musica deve essere fatta solo esclusivamente se davvero ti piace. Io la mia faccia non ce la voglio mettere se non mi piace una cosa. La mia faccia, la mia voce. Date live però imminenti? Guarda, ci sono in ballo determinate circostanze che potranno permettere di poter suonare dal vivo, però stiamo ancora organizzando, perché sai, usciamo, è brutto dirlo, come sempre lo dicono tutti, è un po' un alibi, stiamo uscendo da un periodo difficile, di per certo non sono sicuro, ma qualcosa uscirà. E lo potranno seguire sui miei social. E l'ultima domanda: sogni nel cassetto ci sono? Sogni nel cassetto è avere una famiglia, un cane, un gatto, un pollaio, qualche animale da accudire, un orticello e una chitarra e stare con gli amici in campagna. Quella è la cosa che mi piace di più fare, stare con le persone, stare con gli amici. E poi andare nei baretti, perché io quando vado con gli amici al bar, non vado non nei bar della Milano Veneto, delle grandi metropoli, nei bar quelli di paese, è lì che ci si scambia le considerazioni ed è più veritiero, perché si può incontrare gente diversa che invece di gente di passaggio, cioè c'è gente di paese, poi magari c'è qualche forestiero che passa di là e insomma quello è il mio punto di vista, Perfetto, noi ti ringraziamo e ci diamo appuntamento al vederti suonare dal vivo nella nostra regione, quindi sarebbe bello vederti suonare dal vivo nelle Marche. Ciao ragazzi, vi auguro buon pomeriggio e spero che oggi domenica vi piaccia. Pace e bene a tutti e che Dio ci benedica, come dice anche il buon Adelmo Fornaciari. Dove possiamo ritrovare i tuoi contatti? Ce li puoi ricordare? Seguirmi su Facebook, alla pagina di Facebook Andrea 10, su 10 Andrea Official Instagram. Lo dico, cercate bene perché c'è anche un'altra persona, un omonimo, si chiama Andrea 10, che è un grandissimo chitarrista della musica classica e quindi abbiamo competizione di ricerche, però va bene così. Un po' come Ligabue, che c'è il tutore, Ligabue è... Oppure come il signor Rossi, che c'era tutte le pubblicità di Rossi. Saluto Francesco Caprini, di Divinazione di Milano, Franco Sannini, le persone che mi seguono, Gianluca Pecchini, il mio discografico, tutti i miei amici e tutti, adesso non sto a dire tutti i nomi perché ci sono tantissimi altri artisti già affermati nel mondo della musica che mi seguono, ma loro lo sanno che li saluto col cuore e che siamo sempre tutti fratelli, grandi musicanti. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.